Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qui a giocare un gioco horror. Scherzavo, non è un gioco horror. È il gioco Devil May Cry 3. Devo dire che è da tanto che non ci gioco. L'ultima volta tipo lo sbloccai tutta la roba con un trucchetto, ma non mi ricordo neanche più qual è. Ok, quest'oggi faremo la missione 1. Allora, parlo a bassa voce perché sono quasi le 4 di notte e quindi non vorrei che mi si svegliassero i miei genitori per venirmi a dire oh, fa più piano e tutto. Ok, iniziamo subito la missione perché non possiamo fare personalizza subito perché non abbiamo un cazzo, quindi dobbiamo prendere le anime rosse. Ok, iniziamo la missione. Allora, i video non me li posso far vedere perché sto giocando con l'hard disk esterno e quindi sono molto lenti. Ok. Sfera rossa, magica pietra rossa di sangue demoniaco cristallizzato. Offrila agli dèi per avere nuovi poteri. Ok. Oh, dovete morire. Non so se ve ne rendete conto. Sfera verde, magica pietra verde di fluido demoniaco cristallizzato, restituisce potere vitale perso. Prima missione finisce qua. Va bene. Direi che è una B, sì, infatti. Ok, ragazzi, io direi di andare avanti. Di fare anche la seconda missione. E poi concludere qui il video. Poi mi fate sapere se vi fa piacere che inizi anche questa nuova serie accanto anche a Jack 2
Vediamo se posso personalizzare qualcosa. Allora, intanto oggetti per vedere un attimo il che c'è, 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 non so che c'è, ma non lo so, boh. Allora, direi di prendere una stella vitale S, anzi due, e poi andare a vedere stile. Vediamo, Sword Master, stile che consente di usare con maestria varie spade e ottimizzare il potere. Ok, Gunslinger invece, stile che consente di usare con destrezza varie armi e ottimizzare la tecnica. E Royal Guard, minimizza i danni provocati dagli attacchi nemici e consente di spostarsi in una posizione più strategica. Ok, io direi intanto di mettere il Royal Guard, ora come ora. Azioni, vediamo. Non ho. Abbastanza. Ok, il prossimo sarà Stringer. Ok. Torniamo al gioco e facciamo la missione. No, oh, perché? Ah, ok, sono 20 missioni in tutto, quindi ci sarà anche una sorpresa più avanti quando finiremo il gioco. Perché questo non è il normale Devil May Cry che conosciamo. Ci sarà anche da utilizzare il fratello di Dante. Si inizia bene. Belle le colonne sonore. Però peccato non ve le posso far sentire. Se no si può fare così. In ogni missione, allora, le prime due missioni, vabbè, sentirete me parlare. Nelle prossime due missioni, sarete da soli. Cioè, sentirete soltanto l'audio del gioco. Devi stare giù, devi stare.
il primo boss che incontriamo. Allora, non mi ricordo come si usava gli oggetti, infatti così. Ok, oggetti, stella vitale, usiamone intanto una. Tanto poi aumenteremo anche la vita. L'abbiamo sconfitto. Come potete vedere va a scatti perché è l'hard disk, quindi non ve lo posso far vedere. Vi posso far vedere soltanto questi video. Questo è Virgil. Ragazzi, questo era l'inizio di Devil May Cry 3 Special Edition. Ok ragazzi, ditemi in un commento qua sotto al video se, se volete che incominci questa serie, questa cosa, cioè questa serie qui. Mi raccomando, iscrivetevi anche. Iscrivetevi, droppate un bel like, aiutatemi a rendere migliori questo canale per, diciamo, per voi. Quindi ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando, state in gamba e alla prossima.